scorso anno che siamo qui a Lucca e abbiamo proiettato l'Intrepido Wilson, il trailer, quindi proprio un assaggino abbiamo fatto di questa serie che non sappiamo se sarà una web series oppure andrà anche in qualche canale televisivo magari del digitale terrestre. Perfetto. E l'Intrepido Wilson è una serie di avventura dove i personaggi sono un po' tutti sopra le righe, quindi comunque ci sarà da ridere perché ci saranno colpi di scena, ci saranno comunque situazioni divertenti, buffe. Io sono Maria. Il tuo personaggio in pratica, parliamo anche del tuo personaggio. Il personaggio è Maria, che è una ragazza che ha un sogno un po' particolare, poi dopo vedrete durante le puntate perché è una cosa abbastanza particolare e insolita per una ragazza giovane, diciamo, della sua età, che comunque può capitare, però che insomma adesso, diciamo, ai giorni nostri non è una cosa che succede spesso. Un po' retro, diciamo, dai. Un po' retro, ecco, sì, ha questo sogno. Allora, vogliamo parlare anche di un altro tuo progetto, che noi siamo ancora media partner, L'Inferno, la serie? Sì. Allora, adesso mercoledì prossimo andrò a girare Inferno, questa serie che sarà in onda su Channel 24, e io sarò Giulia Portinari, quindi il cognome non so se vi dice qualcosa, è una serie liberamente ispirata alla Divina Commedia, la regia è di Andrea Malpighi, soggetto di Alessandro e Andrea Malpighi, ho detto bene, dai. Sì, perfetto. Sì, sono. Ed è una serie liberamente ispirata alla Divina Commedia, ci sarà Roberto D'Antona, ci saranno tanti altri attori appunto conosciuti nel panorama cinematografico indipendente, lui sarà Dante, io sarò Giulia e Portinari, insomma, il cognome. Okay. E dopo succederanno appunto delle cose, ci sarà l'Inferno, non voglio svelare troppo, vabbè, ho sempre paura di dire troppo, quindi... Ci censurano, dico, è vero. E quindi dico di seguirla, perché di seguire questa, di seguire l'Intrepido Wilson, di seguire me, certo, in queste avventure, perché alla fine poi per me sono sempre avventure, sono sempre progetti comunque particolari e divertenti, sono comunque bei ruoli. E poi sarò anche in X-Men, certo, la nuova serie ispirata appunto dal fumetto, proprio dal cartone animato di X-Men e anche dal fumetto, però principalmente dal cartone, dove sarò Rogue. E che mi diceva Carlo, scusa se ti interrompo, Rogue partirà dalla seconda puntata, insomma. Dalla seconda puntata, che la prima sarà tipo su Gambit, la prima puntata, che è praticamente già online perché è stata presentata qui a Lucca in questi giorni, e da appena torneremo da Lucca sarà disponibile online, la metteranno su YouTube. Chiaramente è disponibile su Frank Cinema. Su Frank Cinema, ovviamente, sì, anche perché è media partner appunto di tutti questi progetti. È media partner mio, Frank Cinema, perché ormai ogni progetto tuo ci siamo noi. E sarà ispirata alle origini di Rogue, quindi sarà tutta una storia che parlerà appunto della storia di Rogue, di come è nato, di come sono le sue origini, la sua storia. Mi sto sottoponendo ad allenamenti durissimi in palestra per cercare di avvicinarmi leggermente a crescere al personaggio, avvicinarti sì, al personaggio. Al personaggio di Rogue. Torniamo all'Intrepido Wilson. Cosa ti aspetti da questa web series? Allora, io mi aspetto. Chiaramente parlo della tua carriera. Sì, per la mia carriera mi aspetto appunto che sicuramente io, più che pensare appunto a quello che mi succederà, io vivo quello che sto facendo, nel senso che comunque quando mi piace un personaggio, una serie, un ruolo, io sono felice così, nel senso che comunque faccio l'attrice, ma lo faccio molto, è diventato un lavoro, sta diventando un lavoro fortunatamente, e la cosa mi fa piacere, però lo faccio soprattutto con passione, quindi amo i miei personaggi, amo i miei ruoli, amo i progetti che scelgo di interpretare, i personaggi che scelgo di interpretare, nei progetti che scelgo appunto nei quali scelgo appunto di lavorare. E penso, mi aspetto che sia qualcosa di nuovo proprio questa serie, e che in Italia si riesca appunto ad accettare anche il cinema di genere, perché diciamo che negli ultimi 20 anni è andato tutto scemando, il cinema di genere non si vede più, e che poi in questo caso una serie di genere, e che appunto apprezzino anche il fatto che facciamo personaggi sopra le righe, caratterizzati,
che in Italia è una cosa che di solito non succede, proprio perché cercano la recitazione realistica, il realismo assoluto, quindi è anche difficile confrontarsi con personaggi particolari in Italia, però è bello proprio questo, sono belli sia i personaggi realistici perché comunque ti danno delle emozioni. Io adesso parlo di un altro film che sarà in uscita, che è il film Io e mia figlia del regista Ruggero Deodato, che è un drammatico sul tema dello stalking, e anche quello comunque è un personaggio realistico, diciamo, come genere, come storia, come recitazione, però mi diverte tanto fare personaggi come Maria di Intrepido Wilson, come anche Rogue, come personaggi appunto particolari, come Giulia anche, comunque, perché si trova in una situazione che è surreale, che non è... Cioè, personaggi molto più costruiti rispetto a questi un po' realistici, insomma, che si avvicinano alla nostra realtà. Alla nostra realtà. E poi sono contentissima di queste media partner con Frank Cinema, perché casualmente, poi perché alla fine è capitato per caso, io sono in tutti i progetti di Frank Cinema. Nei primi progetti, ce ne saranno parecchi. Sì, speriamo, dai. Ok, noi allora da... Facciamo sempre le vite. Certo. Noi da Lucca salutiamo Rita Rusciano e ci vediamo prossimamente su Frank Cinema, allora. Ok, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.